Ok, ragazzi, siamo arrivati, Villa De Vecchi, comincia qua il primo dei quattro episodi. Irox, carico? Pronto? Sì. Questa è la villa, andiamo a dare il cappuccino al barone. Yes. Ci becchiamo all'interno. Ora preparo tutto, me chiudo, devo solo prendere la macchina, ce l'ho qui, quindi qua possiamo chiudere. E forse qualcuno sì, per non farsi vedere, è venuto magari in macchina. E appunto qua penso che si può. Perché non mettono cartelli e non possono farci niente. Ma che bello sto zaino, posso proprio tenere tutto. Perfetto, perfettino. Prendiamo lo zainettino, lo rimettiamo. Ragazzi, abbiamo fatto un po' qualche clip d'entrata, un po' bello. Ho filmato anche un po' con l'iPhone. Poi vediamo com'è. Adesso non filmo tutto con l'iPhone per non rischiare. Ok. Inizio a registrare. Ragazzi, carissimi amanti del paranormale, benvenuti in questa indagine. Questa è Villa De Vecchi. Questo è il prato. Si dice che qui dall'altro lato ci sia, c'era una fontana. Questa fontana sparì nel nulla. Lì invece quella casetta era la casetta del custode e adesso ci addentriamo in questo posto. Guarda lì, qui sono stati diversi youtuber, tra cui Human Safari, Riccardo Dose. No, mi sa che non si entra di qua. Allora deve esserci da qualche altro lato un'altra entrata. E la Madonna, guardate! Che roba! Ah, c'è anche lo... Bisogna capire dove, come entrare. Guarda qua. Minchia. Ma devo capire l'entrata. Ah, da qua. Ecco, abbiamo entrato l'entrata. Ecco qua. Ragazzuoli, ci siamo, la torcia ce l'ho qua, sì. Dove l'ho messa? Qua. Eccola. Qua. No, ma cosa c'è là sotto? Oh mio Dio. Qua bisogna scavalcare un attimino. Bonjour. Salve. C'è qualcuno qui? Bella questa casa. Wow. La Madonna, qui ciao. Non possiamo arrivare fino a lì. Quante impronte. Penso che c'è una partita di calcio o qualcosa. Ah ok, pensavo che già cominciava. Guarda, guardate lassù. Qua non è la zona però dell'affresco. Ci sono punti. Che strano, sai che sento un... Sento come caldo qua. No, questa era ancora la zona adiacente e infatti qua è crollato qualcosa, ma non capisco. Ecco, Madonna, il pianoforte! Il pianoforte, ragazzi, piano. Wow, questo che cos'era? Cos'era sto? Guarda qua, Irox. Il gabinetto, magari, non so. Ma tutto così affrescato. Che bello. Può darsi. Cazzarola, questo è il piano. Questo è il pianoforte. Madonna, questo sì, che tanto. Questo è il famoso pianoforte. Cioè, è rimasto così? Cioè, pensa che questo lo suonava il barone. Il signor De Vecchi. Questo era il camino.
Guardate, guardate come è affrescato. Sam. Strano, cosa sono tutti sti Sam? Bello, tutto in marmo. Guarda com'era ai tempi, questo penso che era un affresco del... Penso che c'era disegnato l'ultima cena. C'è una partita, sì. Oh, perché? Perché è sfocato? Perché è sfocato? Ragazzi, è sfocato, c'è un... Ok, è andato via. Quando si sfoca così perché c'è un primo piano. È permesso? Oh, le scale che portano sopra. È caduta la ringhiera. Porco mondo. Guardate, guardate su. Dopo facciamo il testing anche con il registratore. Stiamo camminando per vedere un po' il tutto. Adesso stiamo facendo una prima esplorazione, ragazzi. Poi dopo vediamo di fare il tutto. Ah, qua è caduto tutto il muro. Guarda, c'erano ancora... No, residui delle tende. Qua c'erano i finestroni. Cioè, come... Già vedere come erano orlate... Come si dice? Merlate? Ornate. Usavano delle tende rosse, solo che mai... Ma come erano i muri? No, che belli affreschi. Eschi. Madonna. Sentito un tic lì. Sì, anch'io. C'è qualcuno? Siamo solo qui a fare un'esplorazione, a indagare. Indaghiamo su entità come... Indaghiamo su entità come voi. Non diamo fastidio. Questo, che... Cosa pensi che era? Che... Non so. Sai cosa penso? Qua c'erano delle statue. No, magari. Probabilmente, io la penso così, c'erano delle statue messe qua e che ai tempi ornavano il tutto, le stanze. Questa penso che era una stanza. Sì. Qua si vede, vedi, non era tutto... Qua noi possiamo pensare che usavano porte grosse, ma vediamo qua il muro. Quindi vuol dire che usavano porte normali. Lo scantinato, sinceramente, non sappiamo come visitarlo. So che c'è una parte dietro, ma non era questa, perché nelle foto si vedeva molto meglio. C'era praticamente un porticato. Uscire da qua e andare di là, che era lì all'angolo. Beh, quello che abbiamo visto, il porticato. Quello fuori là. Qua è davanti dove siamo arrivati? No, noi siamo arrivati da là. Sì, siamo entrati qua, ma la macchina è parcheggiata giù là. Sì, esatto. La macchina è posteggiata lì. Era dentro in quell'angolo qualche parte, ma da lì fuori. Ragazzi. Qua si potrebbe scendere, ma... Magari troviamo un foro da sotto. Allora, andiamo a vedere. C'è anche il piano di sopra. Tanto sono saliti tutti, quindi le scale... teoria tengono, bisogna stare ai bordi. Sì, sono un po' fini, ma dovrebbero tenere.
Minchia. Cosa? Qua proprio stare al bordo a bordo, perché c'è la sabbia. Vuoi che vado su solo io a vedere un attimo? Attenzione, qua c'è il rischio. Ok, ci siamo. Siamo arrivati. Sopra. Ah no, cazzo, qua. No, no ancora. Ok. Ah! Ciospi! Quanto è scritto? Ah. Sempre gratis? No, seghe. Ok, ci siamo. Madonna! Qua hanno fatto apposta a fare un muro, per forza. Secondo me hanno fatto apposta. Ok, qua è... Sono lì. Oh, la Madonna. Beh, diciamo che... Non è una cattiva idea, Coccodrillo, bocca del coccodrillo. Qua c'è un tubo. Porca, guardate su. Qua delle molle. Ecco. Può darsi che in passato ci fu. Oh. Hai sentito qualcosa? Ma com'è sotto? Anche il tetto. No, il boiler lì. No, Madonna. Che cacchio metterebbe un boiler lì così? Punto, mi sa che... Boh, ma no, è solo un buchino. Cade giù così, non... Guardate ragazzi, c'è un buchino. No, qua c'è ancora un pezzo di porta. Questo è bello. Vedere com'erano una volta le porte. Ma erano così grandi. Cioè, porca miseria. Sembrava come qualcuno che avesse camminato sopra uno di questi. Non so se qua la pioggia. Qua sotto cosa c'è? Madonna. No, penso che questo era un tubo di scarico fatto in pietra all'antica. Qua ci sono le scale. Ah no, ma vedi, non era allora, no. O forse sì, magari vedi, non so, però non vedo tubi di scarico o chissà che cosa. Ok ragazzi, allora, forse non mi vedrete adesso, io attivo il registratore, cercheremo di parlare con l'entità o con chi viveva qua. Ora, ovviamente mi devo ricordare, uno e due.